Ragazzi, bentornati e ben ritrovati sul mio canale, io sono Magnus. Oggi siamo qui su FIFA per iniziare una nuova serie. Vi è piaciuta? L'avete naturalmente supportata e cercheremo di portarla. Quindi oggi, diciamo, iniziamo questa Road to Division 1 con questa fantastica squadra. Praticamente ho realizzato, dopo il nostro spacchettamento della volta scorsa, questa meravigliosa squadra. Sono praticamente tutti quanti inglesi. In pratica, vi dico la verità, per il centrocampo sono un pochettino soddisfatto. Certo, sono tutti centrali di difesa centrali. Tra l'altro invece mi avete consigliato di mantenere Iheanacho, penso si pronuncia così, non lo so, perché c'è una buona velocità 84, mentre invece per il resto stiamo letteralmente inguaiati. Comunque, ho conservato anche Verdi, infatti penso che forse alla fine, più per un piacere personale, cercherò di costruire più una squadra italiana. Certo, per adesso è totalmente inglese, ma chi può dire? Vabbè, chi se ne frega, dirò dei comandi in italiano, forse non ci capirà nemmeno, e giocheremo male, ma vinceremo. Quello l'importante è vincere. Naturalmente, qua sotto il video, come se lo mettere un bel pollice su, un bel commento, un bel mi piace. Quindi, con calma, avete visto? Poi la difesa, secondo me, è qualcosa proprio di spaventoso, secondo me. Vi dico la verità, quello per cui ero più soddisfatto era Bernardo Silva. Pensavo che fosse fortino. Non so se forse dovrei utilizzarlo più al centrocampo, ecco, perché non mi rende veramente quanto dovrebbe, ma non lo so, è lentino, non è un granché. Nel dribbling dovrebbe essere forte, vabbè, chi può dirlo? Comunque, non ci perdiamo in 30.000 chiacchiere e ci andiamo quindi a fare la prima partita, perché ancora non ho giocato e non ci ho fatto neanche una partita. Infatti, potete vedere, siamo ancora in decima divisione, 0 punti, non c'è nessuno e quindi siamo pronti. Cerchiamo il nostro sfidante, sperando naturalmente che ci dia uno sfidante all'altezza. Nel senso che perde, o nel senso che ci fa vincere, o nel senso che non è forte, o nel senso che noi giochiamo bene e vinciamo. Eh sì, secondo te giochiamo così, secondo te. Vediamo la sua squadra. La sua squadra, ok. Intesa basterà per farci vincere. Comunque, tra l'altro poi anche parecchio che non gioco, ho provato a fare qualche partita. Ah, ho capito, eh. Lui cercherà di giocare. Zitto. Non mi dire... avete visto come ha fatto? Cioè, forse mi sono portato troppo la palla avanti, però che palle. Attenzione. Vai. Koke. Attenzione a Koke. E dai. Mamma mia, raga, la difesa mia è qualcosa di agghiacciante. Era fallo, eh. Bravo, non fa niente, non fa niente, lo fai. Vai, dalla giù. Aspetta. Vai. Mazza che pressing, vero? Vai. Bella questa palla. Vai. Ma porca. Ok. Forza. Dai. Ma dai. Ma porca mi. Avete visto che. Mannaggia, raga. Non lo so se il suo portiere è forte, se noi tiriamo sempre centrale. Aspetta, fa la finta, lo sappiamo. Bello. E penso che si è spezzato il collo il giocatore nostro, no? Vai Dario, vai. Vai. Sì. E Iheanacho segna. Ve l'avevo detto, ragazzi, me l'avete detto. Mettilo in campo, Bandus, mettilo in campo. Sì, vabbè, però diciamoci la verità, ci eravamo già mangiati 60... Attenzione. No! È portiere, Aspetta, qua ho sbagliato un'altra volta. Ok. Vai Iheanacho! Mamma mia, vai Iheanacho! Porca miseria, ragazzi! Ma avete visto questo Iheanacho? Ha tirato di esterno. Guardate là!
Bello, un bel esterno sinistro. Non so neanche se è il suo piede. Sì, vabbè, il gol era nell'area. Sono tutti nell'area i gol. Infatti, ok, penso che... No! Penso che toglierò la telecronaca. Perché? Credo che... Mamma mia! Lo so, ma in pratica non so per quale... Vabbè, ve l'ho detto, ragazzi. Il punto debole di questa squadra è soprattutto la difesa. Rischiosa ma bella. Ok. Dalla subito giù. Aspetta, Austin, dove vai? Vai! Dalla subito! No! Sì, però non si possono sbagliare queste palle così, eh. Vai in mezzo, eh. Ok, ci ha fatto perdere un po' di tempo, però non fa niente. Vediamo se riusciamo ad uscire bene nella seconda, nel secondo tempo. No, aspetta, non te ne andare subito. Vai, vai, Inacio, vai. Mamma, Inacio. Ma porca. Darione l'avevo visto in mezzo a Bernardo Silva. Vai. Ma porca paletta. Ma che attento. Questo è culo. Non so perché, ma sta partita la vedo male. Mamma mia. Ma perché? La difesa è un disastro, ragazzi. Ha fatto uno stop. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Ah, e vai. Non ti fermare. Ah, stiamo subendo, raga. Non so perché, ma stiamo subendo. Vai, vai. Ok, bella l'uscita, bella l'uscita. Dovrebbe esserci... Aspetta. Vai. Vai, Austin. No. Ma porca miseria. Speravo che Bernardino là riuscisse ad avanzare un pochettino meglio, ma non ce l'ha fatta proprio. Vai, vai. Vabbè, però... Vai. Tira. Mamma mia, che tiro, ragazzi. Ma non era il suo piede, ma ha sbagliato praticamente l'impossibile. Ma che cavolo ha fatto? Ah! Se riusciva ad arrivare su quella palla, porca paletta. E dai. Bravo. No, no, no. E che palle. Dalla sopra, dalla sopra. Ah, Austin, non te ne andare. Vai. Ma perché? Ma come ha fatto? Ma dai, ti potevo far fare la tripletta. Ma che... Ma come si fa, dai? Ma come si fa? Vai! Vabbè, ma allora ditemelo. Stiamo sbagliando come il pane. Ok. No, Inacio, perché ti sei fatto anticipare. Ok, va e vai. No, no. Lo sapevo, era nell'area. Cioè, abbiamo sbagliato tipo 60. Cioè, 20 minuti. Inacio, ci stai? Ok. Vai. Vabbè, però che palle. Cioè, stai sbagliando l'impossibile. Ci hanno mangiati 60 gol. E se fallo? E dai, ma che palle. Dalla giù, dalla giù. Vai. Andiamo. È l'uomo. L'uomo gol. Tripletta. Si porta il pallone a casa. E vi si porta a casa questa vittoria. Oltre il pallone, vai. È l'uomo assist, ragazzi. E lui praticamente ha fatto. Infatti, adesso si porta il pallone a casa. Bravo, ragazzo. Quindi, prima partita tripletta di Inacio. Diciamoci la verità: abbiamo meritato di vincere perché obiettivamente ci siamo mangiati una cosa come una quarantina di gol. Per... Oh, addirittura 10. 10. Ma.
Giusto, vabbè, io alla difesa non gli avrei dato 8, 8, 9, 1, perché obiettivamente ha giocato malino. Comunque, ragazzi, prima partita andata a gonfie vele, diciamo, perché abbiamo vinto con molto sacrificio. Cercherò di migliorarla e tra l'altro penso che la cambierò anche. Naturalmente, come al solito, vi invito a mettere un po' di super commento, mi piace, fatemi sapere la vostra. Non ci vediamo al prossimo video e bye bye!